Questo lavoro avvia un anello magico dove al suo interno lavoreremo tre catenelle che sono il primo punto alto, più una di separazione. Filo sull'uncinetto, rientro e vado a lavorare la seconda maglia alta. Una catenella, rientro, lavoro la terza. Lavorate le tre maglie alte e stringo la codina. Ora, nel primo punto, lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, giro il lavoro, rientro, vado a lavorare l'aumento. 3 catenelle più 1 di separazione, rientro e vado a lavorare l'aumento. Cioè, un'altra maglia alta, una catenella, rientro sul punto alto e vado a lavorare un punto alto, una catenella, punto successivo, un punto alto. Gli aumenti verranno lavorati sempre solo da questa parte. Quindi lavoro 3 catenelle, più una di separazione, giro il lavoro. Entro sul punto alto, lavoro il punto alto, una catenella, sul punto alto, lavoro il punto alto, una catenella, mi ritrovo l'ultimo punto e nell'ultimo punto lavoro un punto alto, una catenella, rientro un punto alto. Io lavoro 5 giri di punto a rete, quindi questo è il terzo. Inizio di nuovo con l'aumento. 1, 2, 3 e 1, 4. 3 che sono il primo punto alto e 1 che è di separazione. Entro nel punto da dove partono le 3 catenelle e vado a lavorare un altro punto alto, una catenella. Entro qui. 1, un punto alto, un punto alto, sempre solo con la separazione di una catenella. Una catenella, entro qui e lavoro un punto alto. Mi ricordo che gli aumenti devono essere lavorati sempre solo da questa parte, quindi noi avremo questo lavoro. Quindi 3 catenelle più 1, giro il lavoro, entro nel punto successivo e vado a lavorare un punto alto. Una catenella, prossimo punto, un punto alto e così termino il giro. Nell'ultimo punto vado a lavorare l'aumento, quindi lavoro un punto alto, una catenella. Rientro un punto alto. Ora vado a lavorare 3 giri di maglie alte. Quindi lavorando sempre l'aumento da questa parte. Quindi inizio con l'aumento. Quindi 3 catenelle che sono il primo punto alto. Giro il lavoro. Rientro e vado a lavorare la seconda maglia alta. Poi qui nello spazio di una catenella lavoro un punto alto. Sul punto alto. Lavoro il punto alto. Nello spazio di una catenella lavoro un punto alto e sul punto alto lavoro il punto alto. Quindi terminiamo questo giro in questo modo, lavorando sul punto alto, un punto alto. Nello spazio di una catenella lavoro una catenella. Quando termino il giro, semplicemente lavoro le 3 catenelle e procedo lavorando punto alto sopra ad ogni punto alto finché per tutta la riga e quando mi ritrovo al termine della riga successiva a cui lavorerò l'aumento e l'ultima maglia. Vi ricordo che gli aumenti verranno lavorati sempre solo da una parte, l'altra parte verrà lavorata sempre diritta, cioè senza fare nessun aumento. Quindi terminata la riga, lavoro l'aumento, inizio la terza riga sempre a punto alto con l'aumento e procedo lavorando punto alto sopra ad ogni punto alto. Allora, in totale abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Allora, ogni 8 giri termina un gradino. Ora dobbiamo lavorare il secondo gradino. Quindi lavoro una catenella per i prossimi 6 punti. Lavoro 6 punti bassi, bassissimi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nel punto successivo lavoro un punto basso più una catenella più la seconda catenella, salto un punto di base. Nel successivo lavoro il punto a rete. Il punto alto, una catenella, salto un punto. Nel successivo un punto alto, una catenella, salto un punto. Nel successivo un punto alto, una catenella, salto un punto. Nel successivo un punto alto, una catenella. Nell'ultimo punto alto vado a lavorare l'aumento, quindi lavoro un punto alto, una catenella, rientro un punto alto. Ecco qua. In questo modo iniziamo di nuovo il giro di punta a rete e quindi andiamo a lavorare 5 giri a punta a rete. Lavorati 5 giri. Lavorati 5 giri a punto a rete, poi lavoreremo i 3 giri a punto alto e quindi procediamo alternando questo lavoro per tutta la lunghezza desiderata della nostra sciarpa stola.